La gestione sostenibile dei flussi turistici. L'incontro è organizzato dal gruppo di lavoro turismo e commercio dell'Associazione Grilli Venezia, con il supporto e la collaborazione del Movimento 5 Stelle di Venezia. L'associazione è organizzata in gruppi di lavoro tematici ed è aperta ovviamente al contributo di tutti i cittadini che vogliono partecipare. Capita spesso, ed è successo in questo caso, che un gruppo di lavoro si trovi ad affrontare argomenti che travalicano il suo ambito di competenza e che allora si faccia squadra con altri gruppi di lavoro, coinvolgendo il GDL che si sta occupando di altre tematiche. Ci è subito apparso molto chiaro che non potevamo occuparci di flussi turistici, di turismo sostenibile a Venezia, senza occuparci di ambiente, di mobilità e soprattutto di residenzialità. Se non ci occupiamo di Venezia, di solo di turismo, non andiamo da nessuna parte. Ecco, partiamo da questa slide che presentiamo, si riferisce a una vecchia pubblicità Progresso del 1976, quando il turismo era ancora una ricchezza dell'Italia, quando il turismo ancora non era ben organizzato, salvarlo nell'interesse di tutti, autorità e cittadini. Più piccolo, me lo sono scritta, sotto il primo punto, difendiamo l'ambiente, con l'inquinamento dei mari, lo smog, i rifiuti abbandonati, l'industria del turismo, possiamo andare in Italia. Quindi trattate Venezia con qualsiasi luogo del mondo, non come una città che nel 1977 aveva ancora 100.000-174.000 abitanti, che aveva 1952, senza tener conto delle modifiche sociali che sono provenute in quegli anni, quando sono usciti 150.000 residenti e 80.000 nuovi residenti sono entrati, modificando completamente la struttura sociale. Non è pensabile. Nel 77 a Venezia, ricordiamo, entravano ancora 26.000 lavoratori ogni giorno, non uscivano 4.000. Ora, se prendiamo il censimento del 2011, abbiamo 36.741.000 abitazioni in centro storico, a fronte di 56.000 abitanti, e 14.197 nell'estuario. E questo la dice lunga su come dobbiamo occuparci della città di Venezia. Quindi per questo abbiamo allargato lo sguardo in un senso anche temporale, cioè tanto distante, le cause che hanno allontanato da Venezia servizi e residenti. Per non cadere nella tentazione abbastanza diffusa di curare i sintomi anziché le cause e di far cassa attraverso il turismo, anteponendo la valorizzazione alla tutela, mentre riteniamo che la valorizzazione vada spesa, vada investita nella tutela, perché senza tutela la valorizzazione è un respiro molto corto. Ecco quindi che oggi siamo qui a parlare di flussi di turismo sostenibile, un aggettivo che si usa molto e che a Venezia la sostenibilità significa proporre un modello nuovo. Non esiste per la sua unicità un modello da copiare, un modello già sperimentato da altri. L'importante è cambiare rotta, invertire la tendenza, cercare un circolo virtuoso in un'ottica di condivisione con i locali delle risorse prodotte dal turismo a Venezia, a beneficio dei veneziani che vogliono restare, a beneficio dei veneziani che vogliono tornare, e a beneficio degli aspiranti veneziani che sono i cittadini del mondo.
Ascoltiamo Emanuele Rosato e Cristiano Farina, che hanno lavorato al nostro progetto. Grazie. Buongiorno, sono Emanuele Rosato. Faccio una intro perché secondo me il problema, perché secondo me non è ovviamente solo la gestione dei flussi, che è solo la parte, per carità, recuperabile, ma alla situazione nella quale ci siamo trovati ha contribuito il depopolamento che è stato creato da 30 anni di non politica del lavoro, più o meno, forse sono anche ottimista, forse sono anche più di 30 anni. Quindi la città man mano si è spopolata, spopolando sì, perché appunto c'è una mancanza di offerta di lavoro, abbiamo creato dei buchi che sono stati riempiti da questo turismo che man mano è diventato sempre più massificato e di bassa qualità. E il progetto nostro è di una gestione di flussi praticamente a costo zero, perché usufruiamo di strutture tipo appunto anche le ZTL, tutte cose già esistenti, non andiamo in cerca di progetti costosi, non vogliamo la musificazione, che non ci piace l'idea di chiudere la città ai, che sia la piazza o altre parti, perché ci sembra che sia un po' la capitolazione, cioè ammetto che siamo diventati un museo e accettarlo subitamente. Quindi il progetto quindi è scevro da ogni interesse monetario. Pensavamo di porlo in questa ottica qua, divulgativo, democratico, diplomatico, perché dobbiamo rivolgersi al mondo, che è quello che alla fine viene qui a visitarsi, e tentando di fare capire qual è il vero problema, cioè i numeri sono arrivati a cifre di per cui forse sarebbe il caso di correlarsi con la stampa estera. Noi avevamo anche mandato delle segnalazioni alle varie associazioni culturali che lavorano su Venezia, che sono molte, sono appunto estere, ce ne sono di inglesi, di italiani, di svizzeri, eccetera, perché magari ottenendo una, come si può dire, facendo comprendere la situazione della città, forse si può anche avere un sostegno per arrivare poi a far capire che a un certo punto un numero di tetto massimo, dove non verranno messe le sbarre, forse per bloccare la gente, ma bisogna fissarlo per avere un'idea di come riuscire poi a gestire le cose. Se abbiamo un appoggio estero, credo che sarebbe importante, e quindi la cosa si deve svolgere anche in maniera democratica e diplomatica, perché non si può chiudere le porte al mondo e pretendere che il mondo sia felice. Quindi si può tentare questo approccio qui come manovra di accettazione lenta, però insomma in maniera umana. E quindi quello che ha portato secondo me questa situazione su Venezia è appunto questa grossa mancanza di politica del lavoro e di politica di programmazione dei flussi. E il progetto nostro è di venire sul fattibile ovviamente al presente, è una, quindi questa manovra informativa pubblica globale, però il problema resta secondo me che manca una pianificazione a 360 gradi, cioè come possiamo riappropriarsi della città. Ci possiamo riappropriare della città se cominciamo a avere dei progetti industriali che oggi come oggi forse sono di piccola entità con piccole realtà, non vengono quelli grandi, ma attualmente mi sembrano magari una chimera, perché se noi riusciamo a riportare i cittadini nella città, lentamente ci riappropriamo anche del territorio. Questa troviamo che sia una cosa molto importante, per cui ci sono anche piccoli progetti che si potrebbero portare avanti. Adesso, questa è la situazione degli afflussi ai musei. Quindi abbiamo una qualità molto bassa del turista, gli afflussi vedete sono da 0,1, e su questo bisognerebbe andare a lavorare per aumentare il livello culturale del turista. Una cosa bella che si potrebbe fare è pianificare un evento grande in mostra, cioè abbiamo materiali, il 90% in deposito presso i musei, che si potrebbero sfruttare. Abbiamo i contenitori, si potrebbero fare delle mostre di valenza. Se vogliamo, una delle parole chiave che si usa sempre, destagionalizzare, dovremmo puntare a far vivere l'inverno, ma d'inverno una persona che viene a giocare la città può
forse anche vorrebbe trovare degli elementi di una certa valenza, e quindi sfruttando i materiali che abbiamo si potrebbe trovare queste mostre, si potrebbe applicare addirittura, anche se so che ci sono dei notevoli problemi, una biennale in Berlino. Ha funzionato la biennale d'architettura, perché non pensare a una biennale in Berlino? Perché noi dobbiamo tentare di destagionalizzare, e questa potrebbe essere una cosa impattibile, decentralizzare ovviamente il ambiente, e per cui questo potrebbe essere un lavoro. Se riusciamo a spalmare un po' di presenze sull'inverno, sarebbe un grande successo. È una città che attualmente va in ritardo il 5-6 di novembre e si risveglia ai primi di maggio. Credo che si possa indicare sia dai flussi sia dagli incassi che hanno le attività economiche sulla città. Per cui questo secondo me sarebbe un grande progetto, puntare su grandi mostre per l'inverno. E vorrei far notare che quando aprì la Fondazione Agnelli Palazzo Grassi, sì, ogni veneziano si ricorda che fino ai primi di novembre c'era la coda al fuori di Palazzo Grassi, quindi vuol dire che all'epoca lì, quello che sosteneva un ministro nostro, che con la cultura non si manda, se si lavora bene con la cultura si può mandare. Oltre a funzionare il Palazzo Grassi allora, aveva anche fatto vivere la zona con la San Samuele, e ripeto, i veneziani lo sanno, hanno aperto degli atelier, hanno aperto alcuni negozietti che non c'erano, anche tutto sommato in una certa levatura, piuttosto di trovarsi con tutto un euro, c'era magari chi vendeva oggetti d'arte, chi aveva dei piccoli, delle piccole mostre rituali, eccetera. E la dimostrazione che comunque qualcosa di vitale c'è, è dimostrato che anche dalla zona attorno alla Bugene, dove dei negozi hanno aperto, e vivono in funzione del fatto che c'è un flusso che si presenta alla Bugene. Quindi se noi sfruttiamo questa idea, secondo me con la cultura si può mangiare. Sono state fatte molte mostre all'estero che hanno incassato forti cifre, anche usando le tele di Venezia. Noi non siamo capaci di farlo, quindi questa è una chiave di volta per cambiare anche gli afflussi del turismo, perché tramite gli incentivi che vengono concessi dalla nostra idea di ZDL Revolution, si può riuscire a spostare questi flussi. Cioè, se noi diamo indietro qualcosa, come poi Cristiano spiegherà al turista, che è pernottante, possiamo invitare alcuni dei pendolari a trasformarsi in pernottanti, perché se tu gli rendi qualcosa in servizi, in buoni spesa, in piccole facilitazioni sui musei o altre cose, uno si fa i conti in tasca e dice: dai, senti, tutti i conti mi crescono tot euro, forse potrei permettermi una notte in città. Spostiamo su un livello sia di flusso sia di livello culturale, penso che sia una cosa che è da pensare. Oltre alla gestione dei flussi, ci deve essere tutto questo contorno, tentare di dare lavoro ai cittadini e tentare nello stesso tempo di dare qualcosa ai turisti, perché non si può semplicemente sempre chiedere, forse sarebbe il caso finalmente di incentivare a dare qualcosa. E per quello che riguarda poi noi, idee sulla città, si potrebbero anche pensare, oltre all'evento delle grandi mostre, ci sono per dare lavoro, pensavo anche, so che il nostro sindaco comunque ci aveva pensato, ma pensavamo anche di una ciclabile, noi abbiamo 50 km di potenziale ciclabile che va da Chioggia e arriva fino a pochi chilometri da Jesolo centro. Quella di Tre Porti Cavallina, dai Tre Porti, scusate, di Jesolo è già esistente, quella che abbiamo sulle due isole maggiori, quindi su Pelestrina e Lino, praticamente c'è, è anche dentro i piani di farlo del comune, ma l'abbiamo già naturalmente, abbiamo il lungomare, il lungo laguna, il Murazzo, sono praticamente le città già esistenti, a dispetto del fatto che siano stati fatti quei lavori a Lino di poche centinaia di metri di ciclabile inutile. Noi abbiamo una ciclabile che guarda il mare, guarda la laguna, non ha nulla che preinviare la Puglia Polizia, che è 50 km dove loro offrono pini e ruscelli. Noi possiamo offrire laguna, mare, e visto che è lungo il mare e ci sono delle ex fortificazioni che peraltro rientreranno sotto perché fanno parte dei beni alienabili e ci verranno date, si potrebbe preventivare di mettere dei piccoli punti di ristoro come ci sono in via Corinza, si potrebbe pensare a uno slogan invece vai, dico è una stupidaggine, per carità, però se considerate che le due isole maggiori sono lunghe 10
chilometri, anche se facessimo 3-4 punti di ristoro per l'uomo, se il nostro sindaco, come aveva detto, buttare giù il blu e finalmente facessimo un centro di che potrebbe essere di accoglienza, potrebbe essere di riparazione di biciclette, eccetera, sono dei piccoli posti di lavoro. Piccole attività così, magari moltiplicate per 10, per 20, perché direi così, ce ne sono abite, portano qualche centinaio di posti di lavoro. Sono delle cose che si possono fare. Qui a Venezia abbiamo abbondanza di alghe, perché non trasformare un progetto per altri che so che è tutto uno dei nostri gruppi di lavoro? Perché non trasformare per esempio il combustibile? Qui è quello del lavoro. Abbiamo, tante volte ci dimentichiamo, la spazzatura è ricchezza se la si sa usare. Noi abbiamo una surproduzione di plastiche e di alluminio, che è ovviamente il consumo principale di 25 milioni di presenze. Se noi queste plastiche le sfruttassimo e anche gli alluminio, tramite anche delle compattatrici che noi avevamo pensato di mettere agli imbarcadelli, è un posto più semplice, piuttosto di avere delle distributrici di Coca-Cola, potremmo mettere queste compattatrici con una raccolta continua a circolo continuo di Veritas, le conferiamo e potremmo forse non conferirle fuori il territorio della città, perché attualmente la nostra spazzatura sta andando sempre da una parte a Monselice, in altre parti. Se ci fosse veramente una politica del recupero, quello è un lavoro, potrebbe essere un'industrietta sulla gronda lacunare, probabilmente a Marghera. Non serve scavare, quindi non si deve bonificare il terreno. Non ci sembra che sia una brutta idea, certo, continuiamo a parlare di pochi posti di lavoro, però sarebbe interessante. Io avevo telefonato alla ditta di Savona, la ditta di Savona ha una macchina che è grande come due container che trasforma per esempio le plastiche, un chilo di plastica la trasforma in un litro di corpo di combustibile. Ci sono tante piccole cose che si possono fare e chiaro che se ci fossero progetti maggiori sarebbero più che benvenuti, però non sempre sembra che ci sia la volontà. Quindi questo è il grande lavoro di rilancio che ci aspetta, certo. I flussi sono importanti, ma se non vediamo il contorno dei cittadini che tornano a vivere e che controllano la città, perché adesso sembra assurdo, non vorrei scendere proprio sul banale, però se tu hai una persona che è venuta sotto casa alle 11 di sera e la città però è abitata, prima o poi qualcuno viene fuori, li maledice e in qualche modo è molto stupido, ma è così, cioè è la riappropriazione del territorio. Il territorio non è più nostro se portiamo i cittadini. Questa, anche questa, è una parte importante per riappropriarsi della città. Comunque, adesso noi pensavamo che le cose importanti da fare fossero appunto pubblicizzare queste varie cose che ho detto attraverso una politica informatica a tutto campo, perché è importante che ci sia un'informazione sia per le associazioni che sono interessate su Venezia, ma soprattutto dobbiamo andare a contattare il turista che magari tante volte è pigro, come mi facevano notare dei miei amici guide, quando vanno la soglia di Venezia si trovano già in un museo, questa è la percezione che hanno, per cui non sono interessati ad andare a visitare altri luoghi, perché una volta passato qualche secondo delle luci siamo a Venezia, in un museo ce l'abbiamo andati. E lì si trovano stimati su questo, e questo può avvenire solo attraverso una piattaforma internet di linea di questo nome. E questo è un altro lavoro da fare. Poi si pensava che come possiamo fare a far contribuire il turismo pendolare a questi costi, perché è l'unico turismo che fino adesso non viene toccato praticamente. Noi andiamo a toccare l'unica ricchezza che abbiamo, che è il turismo permanente. Ancora che possiamo pagare la tassa turistica e tutto quello che viene, ma il turismo pendolare è l'unico che non viene toccato. Noi ovviamente non possiamo chiudere la città per motivi chiari di legge, di costituzione, eccetera. Però intervenendo con le ZTL, che adesso Cristiano vi spiegherà, è un lavoro fattibile, non contrario alle leggi, che può portare effettivamente a una disattivazione, a una decentrazione degli afflussi, eccetera. Poi, se si riesce anche ad avere
un domani dietro le vive, che è un progetto anche nostro, e riteniamo che sia importantissimo, perché le rive che attualmente sono di sovrintendenza del corpo, se rientrano sotto gestione del comune, vuol dire che possiamo finalmente andare a giocare questi arrivi. Ricordiamo che sono progetti di 30 anni fa di tentare di decentralizzare, ma la realtà è che la prossima parte dei flussi acquei arriva tutta al cosiddetto monumento, cioè alla Pietà, sono 700 metri dalla piazza San Marco. Se quello è decentralizzare, perché più noi portiamo questi flussi sul perimetro esterno della città, più riusciamo a capitalizzarli, a ritardare la singola piazza e forse anche a favorire un piccolo turnover tra l'ista che qui sarà e quello che arriva a pendolare. Questa è anche un'altra cosa importante. Ci sono dei problemi enormi, perché si può attualmente fare quello che si vuole, ma già portare un punto di arrivo della Pietà in riva Sette Marche o più indietro sarebbe un grande punto di arrivo. Si pensava anche che in questa ottica, se si riesce a allargare all'esterno, portare all'esterno gli arrivi, una piccola idea a proposito di lavoro potrebbe essere, sempre attraverso la piattaforma informatica di un certo livello, far trovare a cifre irrisorie, perché si pensava anche da 2 o 3 euro, far trovare degli accompagnatori turistici, se possibile vorremmo che fossero un po', come sapete c'è una piega terribile su questa licenza a livello europeo, perché chiunque può venire qua e fare quello che vuole, però sarebbe bello poter avere dei piccoli punti di raccolta dove questi accompagnatori turistici portano magari dei mini gruppi, 20 persone, li fanno stazionare col luogo, gli usano qualcosa, magari seguono anche una rotta diversa, tentando magari di non contaminare le zone salde di Venezia, perché questa era una mia idea personale, mi sarebbe piaciuto come punto di arrivo della direttrice della Cavallina, diciamo, fare arrivare a San Pietro di Castello, perché era quasi un dispetto culturale, cioè ti mando dove era la cattedrale di Venezia, tu non sai neanche che cosa era. Ti mando a vedere qualcosa che altrimenti non vedresti, mi sarebbe tanto piaciuto, però dopo parlando con tutti noi abbiamo detto, se riusciamo ad arrivare là, devastiamo il castello, perché da San Pietro e Castello fino alla fine delle vie Garibaldi diventerebbe tutto un euro, per cui se invece ci limitassimo a spostare sulla riva, che si esce per Marche, che si ai giardini, dove credo che ci siano i problemi che si sentono da poco, o Sant'Elena, dove Sant'Elena mi hanno male detto, se li mettessimo lì, una massa di avvicinamento di un gruppo pendolare, quanto tempo ci mette di arrivare? Perché bisogna giocare anche su questo se vogliamo allontanare, ritardare, se un gruppo che viene a piedi a Sant'Elena ci mette minimo 35-40 minuti, perché di sicuro non vanno a investire una spesa di 7,50 sul biglietto. Quindi io se fossi dal tempo direi guardate, dalle 8:30 fino alle 10, ospiti per la la città è vostra. Alle 10 sapete che arrivano le masse, cominciamo a dare un piccolo turnover. Lo so che sono tutti micro interventi, però questi micro interventi messi insieme fanno un grande progetto se si applica. D'altra parte, umanamente c'è il problema, vorremmo la bacchetta magica per risolverlo in un colpo unico. Questo non è possibile. Bisogna veramente mettersi in un'ottica di 10-100 micro interventi che contribuiscono a fare il programma. Poi c'è tutto il discorso di gestione dei flussi. Cristiano Farina adesso vi illustrerà. Prego, prego. Grazie. Sì, andiamo di slide. Niente, tanto piacere, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Mi premeva sottolineare che questo progetto, adesso noi siamo qua noi due, non è che ce lo siamo fatti da solo, sono, questo è un progetto partecipato. Ci teniamo molto che i nostri progetti siano partecipati, perché vogliamo cercare di capire anche dalle persone, soprattutto dalle persone competenti in materia, se la direzione che stiamo prendendo è completamente sballata o ci sono cose che non abbiamo minimamente considerato, perché appunto non siamo competenti, anche se magari lavoriamo nell'ambito. Quindi ci sono professori dell'Università di Venezia, ma non solo, anche in altri ambiti che ci hanno aiutato e ci hanno dato un po' insomma le dritte per cercare di arrivare a qualcosa di concreto.
La politologia, insomma, come sapete, ha il movimento di aprirsi a essere una rete di cervelli e non solo dei leader che ne pongono qualcosa. Comunque, il problema di questa cosa è che io sarò penso molto più prete perché andrò proprio sull'aspetto pratico della proposta. Questa è una bellissima, diciamo, una bellissima introduzione, Emanuele. Adesso vediamo un po' come funziona dal punto di vista pratico. Allora, innanzitutto spieghiamo un attimo il nome ZTL Revolution, perché era ZTL, insomma, pratico limitato, dopo l'idea, insomma, di quello che volevamo proporre, insomma. E diciamo che come introduzione noi abbiamo visto da tantissime associazioni che hanno fatto proposte bellissime per la città, spesso due cose, due direzioni che non si incontravano, cioè una era il filone di proposte che cercava di tirare su tantissimi soldi, tantissimi fondi per la città, però non diceva in che modo poi venivano utilizzati, secondo noi devono essere utilizzati verso la sostenibilità, e oppure altre bellissime proposte con bellissime intenzioni che però non dicevano in che modo stavano in piedi, cioè dove prendevano questi fondi. Abbiamo cercato un po' di mettere insieme queste due cose in modo sostenibile e non impattante, usando le cose che abbiamo già, e quindi senza interventi esterni, senza interventi costosissimi come per esempio potevano essere questi hub di ingresso che sono stati ipotizzati. Quindi quando utilizzo molti fungi paga qualcuno per importante, sarebbe invece la rivoluzione, no? Il concetto di revolution, sostenendo però la residenzialità e l'artigianato locale. Adesso vedremo come. Vabbè, gli intenti e obiettivi sono ridurre la pressione turistica, registrare e aumentare gli accessi alla città, poi faremo focus, lancio vero dell'artigianato locale, sostegno concreto alla residenzialità e aumento della qualità anche dell'offerta turistica, perché comunque non dobbiamo trattare i turisti come sì, insomma, sono persone che hanno usato bene, che hanno dato il modo umano, ecco. Quindi aumentare la qualità del servizio in un modo sostenibile. Allora, come funziona? Allora, come si finanzia, insomma? Si finanzia proprio sulla prezzo, quindi noi non poniamo degli altri, mettiamo degli altri in prezzo, ma poniamo sulla prezzo, sul prezzo del biglietto dei mezzi di trasporto in ingresso alla città. E lo facciamo con appunto la ZTL dei bus già esistenti. Ragazzi, qua le animazioni si sono tutte scombinate. Ecco, con sulla prezzo dei prezzi dei parcheggi di Piazza Leone, il tronchetto, ZTL dei bus esistenti. Come? E abbiamo pensato di mettere questo sovrapprezzo pari a 3 euro per ogni persona che in città non pernotta, quindi del turista pendolare. Quindi sui mezzi di trasporto che arrivano in città, il biglietto del bus si pagherà 3 euro più caro per le persone che non troveranno la propria rete comune il fatto di prenotare la mezza, e quando arrivassero autonomamente in città, e quindi a Piazza della Roma, a Tronchetto, il parcheggio sarà pagato 3 euro in più una persona, e, oppure un altro progetto di ZTL di bus già esistenti, cioè ci sarà questo sovrapprezzo di 3 euro a persona. Perché 3 euro? Perché 3 euro è la tassa di soggiorno media che viene pagata da chi pernotta
quindi il contrario di quello che noi vogliamo fare. Quindi noi vogliamo pagare la tassa di soggiorno a chi pernotta, farla pagare a quelli invece che sono più insostenibili nella città e quindi rimane i rifugi. Adesso lo vedremo. Sono esentati naturalmente tutti i possessori, cioè tutte le persone che pernottano in città. Quindi noi abbiamo pensato ad utilizzare un'altra volta qualcosa che già abbiamo, la carta di moda. Quindi introduciamo il concetto di carta di moda turistica, che sarà diversa, dopo la vedremo in un po', sarà diversa in base a quanto il turista pernotta, cioè se il turista pernotta più di 3 giorni per noi ha un certo, diciamo, valore dal punto di vista della sostenibilità, per chi pernotta meno è diverso, solo per chi pernotta la presenza un altro valore ancora, e invece chi viene senza consentire alla città una gestione programmata, una gestione diciamo sostenibile, pagherà quindi il prezzo più caro. Adesso vediamo nel dettaglio. Allora, il più importante è una giornata di 3 giorni. Allora, questa carta è il fuoco, naturalmente noi non saremo a prendere le carte. Qua, al momento della prenotazione dell'hotel, l'hotel invierà in via telematica il link per accedere al nostro portale del comune, dove ci si può scaricare la carta, insomma, la stampa della carta, che dà accesso appunto a certi servizi. Allora, per esempio questa, che come vedete è tutto simile alla carta IMOG nostra, quella che abbiamo usato noi, perché il concetto è proprio quello di avvicinarla a questo concetto, cioè il cittadino che sta a Venezia per più di 3 giorni, per noi è un cittadino pro tempore, cioè cerchiamo di dare lo stato di cittadino, nel senso che come persona che è sostenibile per la città, a chi pernotta più di 3 giorni. Per cui quello che ci piacerebbe fornire, e abbiamo fatto uno studio di questi servizi, ci sarebbe fornire a queste persone una carta IMO turistica, che però fa anche la funzione della nostra carta IMO. Quindi quando vanno a acquistare un biglietto del CTV lo vanno a pagare come un pago veneziano, quindi sono cittadini protettori. Okay? Poi non solo questo, ma abbiamo, come ho detto prima, la tassa di soggiorno. Quando loro pagano la tassa di soggiorno in hotel, hanno in contropartita un buono che noi abbiamo definito buono artigianato. Questo buono artigianato sarà di pari valore della tassa di soggiorno che loro vanno a corrispondere, e sarà spendibile solamente nelle botteghe di artigianato locale certificate dal comune. Quindi quell'artigianato è vero che noi si sta perdendo, che la globalizzazione sta schiacciando, che sta in grande sofferenza visti lo sviluppo del tutto un euro, di tutte queste souvenir di bassa lega, basso costo, stanno uccidendo parte della nostra cultura, perché comunque il nostro artigianato, le nostre arti sono parte della nostra cultura, parte del patrimonio dell'umanità che l'UNESCO cerca di proteggere. Quindi questo sarebbe un grande aiuto, poi lo quantificheremo monetariamente nelle prossime slide, però un grande aiuto concreto all'artigianato locale. Naturalmente, come ho detto, l'acquisto dei biglietti si può comprare la carta Venezia, e anche uno sconto ai musei civici del 20%. Per chi pernotta invece fino a 3 giorni? Pernotta fino a 3 giorni, allora la carta è un po' diversa, il colore è un po' diverso perché si sposta appunto da quella veneziana.
avrà l'accesso alla città senza naturalmente questo gran prezzo di 3 euro al biglietto dei mezzi di trasporto. E anche loro avranno una tassa di soggiorno imposta di buon artigianato e sempre lo sconto del 20% le use comunali. L'unica cosa che cambia è che appunto non hanno non possono acquistare i biglietti con il prezzo dei anziani. Poi però abbiamo identificato anche, ecco, ci siamo, ecco, ok, dai, abbiamo finito tutte. Allora, il pendolare prenotato, cioè il pendolare, quindi non prenota, ma prenota la sua visita, dà la possibilità al comune innanzitutto di cercare di capire chi sono le persone che entrano in città e quindi anche regolamentare da questo punto di vista l'accesso, ma soprattutto ci dà modo di capire quando si raggiunge una soglia massima che noi eravamo orientati a identificare come quella soglia che aveva indicato il professor Carrera, ponendo come limite gli entri di sicurezza di evacuazione delle insule della città. Quindi una volta avute le prenotazioni, noi possiamo anche capire quanto sarà possibile appunto far entrare anche pendolari che non sono prenotati. Innanzitutto voglio dire che la nostra proposta comunque non è chiusa, cioè non ha dei gate che possono impedire l'accesso alla città, è proprio un sistema di agevolazioni e servizi. Anche qui sì, loro hanno appunto l'ingresso alla città pagando questi 3 euro che vanno a finanziare appunto tutta la proposta. Ancora di più la finanza però il pendolare non prenotato, perché il pendolare non prenotato non ha nessuna data e in bassa stagione va a pagare 3 euro, ma in alta stagione va a pagare un'ulteriore data che costa quindi 6 euro. Noi avevamo praticamente ipotizzato per appunto cercare di fare due conti. Tutti i conti che abbiamo fatto sono stati elaborati in base al manuale del turismo del 2014, l'ultimo che è uscito, due focus, appunto le due regolazioni principali sono la carta IMO turistica e la tassa di soggiorno rimborsata con i buoni artigiani troppetti per conta. Bene, allora, come abbiamo inviato il 20, allora, dai dati che appunto tenuti a pubblicazione dal Piano del Turismo 2014, presentato nel 2015, abbiamo calcolato un ingresso per le casse comunali tramite questo sovrapprezzo al biglietto d'ingresso della città di 50 milioni di euro all'anno. Abbiamo però quindi pensato come utilizzarli. Allora, 4 milioni di euro l'anno sono quello che noi abbiamo ipotizzato potrebbero arrivare nelle casse degli artigianati, dell'artigianato locale, cioè delle quote dell'artigianato locale. Naturalmente abbiamo proprio ipotizzato il fatto che la metà delle persone che ricevono questo buono poi lo vanno a spendere. Quindi siamo stati anche, con questo calcolo abbiamo cercato di essere il più realistici possibili. 16 milioni e mezzo l'anno è la cosa più costosa, secondo me però è importante anche come concetto ideologico, è quello di fornire la data di non turistica per chi prenota più di 3 giorni, quasi finito. 5 milioni di euro l'anno è lo sconto del 20% usi ai cinici,
Ma la cosa più importante è che noi è qui vogliamo davvero cercare di lanciare un appello a tutte le persone che hanno a cuore la città, a tutte le associazioni che hanno fatto proposte, bellissime, e che hanno all'interno delle micro proposte che sono assolutamente, io penso, geniali e importanti, le possiamo finanziare con questi 25 milioni e mezzo di euro che noi vogliamo destinare come sostegno alla residenzialità. Quindi, micro progetti che, non so, che possono andare appunto dal sostegno alle giovani alla casa, con le giovani coppie, oppure mille altre idee che abbiamo letto nei posti, molte persone di associazioni importanti che hanno fatto proposte importanti e molto condivisibili, che potrebbero essere finanziate con questi soldi. Quindi noi prendiamo col paletto quindi una grossa parte di questi introiti per il sostegno della inizialità. Questa era la proposta appunto della struttura di come noi pensavamo di finanziare questa proposta e di come pensavamo di utilizzare i proventi. È tutto naturalmente modulabile per stagionalità, per gli limiti vari che noi vogliamo porre, oppure aumentare questi 3 euro, diminuirli in base all'effetto che noi riusciamo a ricreare nella realtà. Bene, grazie per la vostra attenzione, scusate se vi ho tediato. Oppure la signorina
anche, non mi ricordo di cui mi ricordo il nome, che al nostro evento che abbiamo fatto scorso avevano fatto proposte su un modo di gestire gli affitti turistici a Venezia. Ecco, quelle sono tutte politiche di controllo che possono essere finanziate con questo progetto e che portano alla vera sostenibilità. Cioè, io sono d'accordo che non basta questo, come diceva appunto Emanuele prima. Questa è la struttura attraverso la quale sta in piedi la proposta. Dopodiché ci vuole una galassia, diciamo, di micro proposte, che però, devo dire, leggendo le proposte delle altre associazioni, cioè, siamo pieni di idee. È che non è mai stato dato spazio a queste idee se non creavano, diciamo, un business. Invece, se il focus principale torna ad essere la tutela della residenzialità, allora possiamo anche trovarci ad avere delle sorprese, cioè riuscire ad alzare la qualità del turismo ma a passare la massa. Adesso non so se ho risposto a tutto, poi all'inizio precede la... Il patrimonio artigianato? Allora, praticamente ci sarebbero 8 milioni che verrebbero fuori, però noi abbiamo cercato di essere realistici nel senso di cercare di pensare che magari il turista pigro che anche ha questo buono, certo, che anche ha questo buono, però non vuole andare a cercarsi sulla mappetta che diamo dove sono gli artigianati, le botteghe artigianato qualificate e certificate, scusate, e quelli lì sono soldi che, insomma, nel senso, rimangono comunque nelle casse del comune perché li hanno pagati già, cioè, con le tasse in soggiorno, però non vengono girati all'artigianato locale, e quindi abbiamo pensato a un 50% come persone che possono avere, che possono attivamente arrivare fino alle volte a spendere i soldi. No, perché lì non c'è questa variabile, non c'è la variabile della edilizia. Qui... Sì, 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 però diciamo che... lì abbiamo esattamente preso i dati del loro turismo e le persone che sono andate al museo in quell'anno, nel 2014, da quello abbiamo desunto appunto il risparmio del 20% facendo un calcolo matematico. Abbiamo pensato che ci fosse molta più possibilità di approssimazione nel dato del buon turismo, del buon artigianato, perché lì il turista deve cercare la bottega. Prego. C'era la signorina su già prima. Ma se vuoi. Sì. No, vabbè, te posso dire anche. Non è molto chiaro, la City Tour generalmente guadagna proprio sui biglietti quelli a 7,50 euro. In questo modo avrebbe comunque una perdita, giusto? No, questi 16 milioni di euro sono. Sì, questi 16 milioni di euro sono a coprire questa perdita. Quindi. Questi introiti che noi abbiamo dal turismo temporale vanno a coprire questa perdita. Grazie. Sì, volevo chiedere anche se avevano fatto i ragazzi in fondo. Per il siano acquisito, quindi non conosco. Il turismo temporale si intende anche quello che è a Mestre, cioè, no, solo Venezia. No, tutto il comune, se se sta a Venezia, nel senso se per lotta a Venezia non è titolare. Cioè, è appunto per lotta maestra e viene a Venezia, non è titolare. Non è per
so, io, però comunque sta, c'è stato tempo. Il ragazzo là in fondo. No, posso chiedere una cosa? Sì, sì. Ho preso un paio di punti riguardo. Intanto l'aumento dei prenotanti potrebbe essere una cosa più interessante, eccetera, eccetera, però deve essere contemporaneo al fine di tutelare la disabilità, interrompere assolutamente qualsiasi tipo di nuova licenza di apertura, perché come sappiamo stanno proliferando indiscriminatamente tutte queste nuove strutture. Vediamo ad esempio, per esempio, a Canale a Santo Raso, che la stanno restaurando e sta uscendo un po' guardando di uso. Sappiamo che è comunque turismo di qualità, però sta snaturando completamente la città. Una piccola curiosità è la modalità di individuazione delle tutele certificate. Come si arriva la cifra di 16 milioni e mezzo all'anno per i mobili? Mi pare non siano contemplati i crocieristi in questa analisi. Una cosa che mi è venuta in mente è che non c'è una rasa, perché come sappiamo sono una via di mezzo, perché alcune navi che conosce sono sì prenotanti, però non troppo da Venezia, torno altrove. E bisogna calcolare anche perché comunque il loro traffico è assimilabile in parte a quello pendolare. Nonostante siano questi in parte più, che spendono un po' di più, diciamo così, spesso. Diciamo, lo sappiamo che dipende dal tipo di crociera, per cui, e questa è una cosa che ho detto personalmente, mi interessava molto il fatto di come veniva individuata, come veniva pagata fisicamente questa sovrattassa per i pullman turistici. Mi spiego. Normalmente il pass dei FATF dei bus turistici viene pagato dall'autista per conto dei turisti. Vale a dire che i turisti sono deresponsabilizzati del fatto che loro pagano qualcosa per entrare a Venezia. Se aggiungiamo che si prende a testa, semplicemente si ripropone la stessa dinamica. Quindi sarebbe importante che questi che non hanno nessun tipo di passo siano responsabilizzati e capiscano che pagano qualcosa in più perché non hanno prenotato. Questa cosa attraverso i cancelli, in qualche modo per individuare questo tipo di pagamento. Un'ultima cosa, il fatto delle rive non comunali come i cronopiti, io la individuo, so che finiscono a un certo punto, basta mettere un cancello un po' dopo. Il tornello, voglio dire, cioè non è che questa è un'idea mia. Allora, ultima, sì. Chi te l'ha la casa? Poi dopo mi lo ricordi se. Sì, sì, quella più bella. Sì. Chi te l'ha la casa di tutto ciò? Come chi? Chi te l'ha la casa di tutto ciò? Come? Sono casa, perché la casa è comunale. Com'è? No, lascialo perché sono attenzione. Allora, rispondo per la mia parte, per la parte delle linee invece per me. Il discorso iniziale, quello del proliferare del breakfast, eccetera, penso di aver risposto. Rispondendo anche al ragazzo, grazie alla domanda, che ci sono in piedi, ci sono già bellissime idee per frenare questo, e appunto l'idea era proprio quella di bloccare al numero massimo di persone che vengono a Valencia, sempre di più verso il numero massimo di prenotati. Quindi ovviamente non ha più senso l'idea se dilagano. Esatto. E quindi ci sono idee per fare questo, ma non essendo idee che abbiamo lavorato noi, non abbiamo portato qui, però ci sono e sono validissime. E poi hai detto,
delle crociere, esatto, le crociere, scusate, non erano la strada. Allora, le crociere, avevo pensato, siccome era una cosa un po' difficile, era una cosa un po' difficile da gestire, e, attraverso dei numeri che sono stati forniti da uno studio del professor Taccara, che ha fatto un bellissimo studio economico sulle grandi navi, e quantificavo un po' le persone che della crociera tendono a prenotare in città oppure a essere pendolari, diciamo. E quindi noi avevamo anche qui con una grandissima promozione, qui, soprattutto qui, con una grandissima approssimazione, alla metà delle persone che sono imbarcate, diciamo. Quindi noi ponendo in capo l'armatore, diciamo, il costo di questi 3 euro per persona. Si ripropone il discorso del trucchetto? Lo so, allora l'altro questo era quello che avevamo pensato. Questo era quello che avevamo pensato. Quando parliamo invece di responsabilizzazione, allora, in parte noi rispondiamo a questa cosa nel senso che l'agenzia avrà tutto, siccome la maggior parte sono agenzie, l'agenzia avrà tutto l'interesse a prenotare la propria presenza. E quindi, come abbiamo visto sulla slide prima, chi prenota in realtà ha diritto alla destra, ha diritto alla carta IMOB che gli dà sconti e cieli, okay. E quindi in questo senso si responsabilizza, nel senso che fisicamente, per chi non lo fa, questo è una bellissima necessità, e sono d'accordo con te, e noi non abbiamo previsto nulla per questo che rimane fuori, abbiamo previsto semplicemente questa carta per il pendolare che prenota, che è il responsabile, e proprio che secondo me la maggior parte le agenzie prenotano, se sanno che esiste questo. Va bene. Io gli darò, come sempre, siamo aperti a tutti i suggerimenti, e sicuramente i migliori cervelli che pensano a questa soluzione riusciremo a trovare qualcosa. Comunque è assolutamente aperto a fare tutti i suggerimenti, anzi. Per le lingue, invece, qua sono per lei. Nelle rive avevamo anche pensato, avevamo parlato anche con Fabio Ferrera, il quale a un certo punto voleva praticamente fare quello che dici tu, e il problema è che la chiusura anche a isole, in questo sarebbe fantastico per esempio poterlo applicare alle ferrovie dello Stato. Chiudo la parte della trama, chiudo la parte di scarti, chiudo le pistolette, però non possiamo farlo perché è quello che ha detto tutto il governo, cioè di fare la letteratura delle pedonali, per cui siamo costretti a trovare un surrogato, quello che va più vicino al possibile. In effetti quello che dici tu è la vecchia riva a 7 martiri, la tua carta e le scarpe, te la ricordi perché siamo più o meno coetanei. Quindi andiamo incontro a questo genere di contestazione, per quanto potresti vedere la tua transennando, mettiamo così ipoteticamente la riva a 7 martiri, io non faccio altro che farti pagare lì al momento dell'accesso alla TKTM, quindi non hai più però pensavamo che fosse più pratico, visto che appunto questa gente si suppone con un sistema informatico decente possa pagare già in via telematica, che insomma il discorso che faccio io si tratta di fare l'inizio, se tu hai pagato se tu ah beh sì, ma fatto ah beh no, ma quello non ci dice se mettere un cancelletto di proposta di credenziali, quello che dicevo prima quando forse sono più carte. Tutte queste cose secondo me possono portare anche, noi ci basiamo sulle leggi attuali e su questo è stato fatto il progetto, però se il progetto che probabilmente verrà adesso in comune mi pare che sia interessato, probabilmente prenderà il 10% di un progetto, 5 dell'anno, speriamo che venga fuori qualcosa di decente, mi pare che sia un minimo di volontà, ma non dobbiamo dimenticarci che parliamo di leggi esistenti, ma le leggi si possono anche cambiare, però dobbiamo avere la forza di dimostrare che dal lato obbligativo qualcosa viene fuori, perché se si dicono ragazzi avete parlato, il pasto a me si dice questo, l'altro dice l'altro,
dove c'era un giornalista tedesco, siccome gli aggiriamo su 7-8 nazioni principali, riusciamo a fare anche una pressione che ha un valore di vergogna, perché qua, ogni tanto che parliamo noi, resta tutto qui e non se ne pensa più. Però si comincia a vedere il giornalista che c'è, cioè, una manovra veramente concertata, come se fosse una cosa militare, se li attacchiamo a tutte le parti, forse il governo dava le risposte, però prima dobbiamo dimostrare di aver fatto di lavorare, di avere un'idea fattiva di banditi, no Cristiano? Sì, certo. Ti ho visto contare. Allora, sì, c'era l'intervento del non c'è nessun'altra domanda del pubblico, magari se fate la domanda dopo rispondiamo dopo l'intervento, perché sì, fai presente. Devo andare. Sì, buongiorno, sono Elena Rocca e consigliera in consiglio comunale insieme a Sara Lisma, che è presente ad Avetescano. E niente, intanto ringrazio il gruppo di lavoro per questa ottima iniziativa che appunto ci consente di parlare dell'argomento, che trovo particolarmente interessante proprio perché appunto si propone come serie di interventi sotto una regia, diciamo, generale, però in modo multidisciplinare, che trovo molto interessante e più efficace come approccio. Quindi non ci sono grandi soluzioni preconfezionate, però effettivamente si può iniziare a lavorare concretamente su tanti fronti. E quindi multidisciplinare si diceva uno appunto delle modalità di intervento, quello del sostegno alla residenzialità. Su questo punto volevo semplicemente far sapere che abbiamo già iniziato a lavorare anche con qualche effetto concreto, e in particolare sull'edilizia residenziale pubblica, e sappiamo che le case in diretta gestione del comune sono 5.000 circa, e qualche centinaio potrebbe essere liberato per essere liberato per semplice effetto di una modifica della normativa corrente, perché rispetto alle case pubbliche, se pubblichiamo, chiamiamo così, c'è una situazione veramente incredibile e che non è neanche direttamente intellegibile. Cioè, si può mantenere una casa pubblica anche con redditi di 100.000 euro annui, questo per effetto della legge. Non è qualcosa appunto che si vince direttamente, perché la legge regionale che disciplina la materia, la legge 10 del 96, non pone la soglia in modo esplicito, non a caso, ma ci racconta, stabilisce un sistema di calcolo complesso che porta a questa struttura. Quindi cosa stiamo facendo noi? Abbiamo fatto una mozione per proporre la modifica di questa normativa regionale per l'iniziativa del Comune di Venezia. Questa è una cosa che sta trovando una risposta positiva anche presso l'amministrazione e quindi arriverà possibilmente in regione. La settimana scorsa mi sono trovata a fatalità in una trasmissione di fronte all'assessora regionale, proprio alla residenzialità, l'assessora Lanzarin, e io ho proposto l'argomento e lei si è impegnata pubblicamente, quantomeno nell'ambito della riforma che comunque stanno mettendo in atto del settore, a modificare anche queste soglie. Quindi adesso il nostro ruolo sarà quello di monitorare e controllare, però ci sembra che ci siano già degli effetti concreti, insomma. Grazie mille, a buon proseguimento. Grazie, grazie a tutti. Sì, l'intervento di... Buongiorno, sono Claudio Sensini, sono anch'io del gruppo di lavoro turismo commercio di Venezia. Io farò un intervento un po' critico, ma poi alla fine vedrete che non è così critico come sembra. Il progetto sembra presto all'inizio, perché se uno pensa, facendo i conti dei 3-6 euro a persona, quando l'abbiamo ipotizzato abbiamo detto lo possono pagare tutti e quindi non frenerà sicuramente i pendolari questa sovrattassa, che però in realtà non è una sovrattassa ma è un contributo di scopo, perché va a finanziare determinate altre cose. Certamente il problema di identificare l'artigianato qualificato è molto difficile, però è quello in cui si va, perché vediamo anche la recentissima delibera del Comune di Firenze è finalizzata proprio a questo, al centinaio
incentivare la produzione locale e disincentivare invece la proprietà turistica, il discorso della ristorazione non qualificata, che c'è evidente anche qua, magari contrabbandata come l'astronomia e cose del genere. Abbiamo nelle vicinanze di Piazza San Marco un pastamatic che vende la pasta in cartoccio, non si sa bene prodotta come, fatta come, che crea, che sta creando grossi problemi anche di igiene, perché dopo i cartocci sono mutati un po' dappertutto. E quindi questo è lo scopo del lavoro, cioè cercare di qualificare l'offerta e cercare di incentivare il raccontante rispetto al pendolare. Il problema è che manca uno studio di fattibilità reale, perché gli ultimi studi mi pare siano ormai di una decina di anni fa, quello fatto dal COSES con l'Università di Ca' Foscari, e da quello si parte per fare delle stime, che sono stime. Non sappiamo neanche il reale numero di turisti, si parla di 23 milioni, si parla di 30 milioni, ma il dato reale non c'è. Soprattutto non c'è sui pendolari che sono un po' da tutti i controlli. Andiamo avanti per sensazioni, per impressioni. Impressione che la piazza sia piena, ma è piena o non è piena, o la gente è semplicemente mal distribuita. Il concetto, secondo me, base è che bisogna seguire il turista, non servono tanti soldi, serve la volontà di farlo. E purtroppo nella giunta Brugnano dobbiamo rilevare che questa volontà non c'è. La sensazione è che la giunta non voglia fare niente su questa cosa, oppure fare mettere in atto dei palliativi che si possa, diciamo, tacitare un po' l'opinione pubblica, che è abbastanza attiva su questa cosa. Però in realtà basterebbe spingere al massimo le prenotazioni via internet, dove non si entra a Palazzo Ducale se non si è prenotato via internet. Questa è una cosa che a livello internazionale si fa già tantissime volte. Quello che arriva senza prenotazione cosa fa? Abbiamo tutti quanti i cellulari, eccetera, prenota che entra nel cellulare. Se c'è posto non c'è nessun problema, e se non c'è posto da casa, perché questo è la cosa. Non viene neanche quello, e viene magari una settimana dopo, un mese dopo, dove la disponibilità c'è. Sempre che ci siano questi punti di picco, perché bisogna anche verificare se ci sono veramente i picchi, in quanto sembra che poi tanti picchi, escluse le giornate di eventi, non ce ne siano. Quindi questo è un ragionamento da fare. Poi, seconda cosa, cercare ovviamente di indirizzare verso la residenzialità. Quindi cercare ovviamente una interessenza con gli alberi anche fuori centro storico, dove magari i prezzi sono più bassi, parlo di Mestre, e c'è che tra l'altro il suo profilo a Brasile sta avendo, avrà nei prossimi anni un grosso sviluppo, cercare di utilizzare di più la clientela meno ambiente, con uno sguardo anche, perché queste cose si dovrebbe e vorrebbe interessare anche la città metropolitana, vedere cosa si può fare anche con la città metropolitana, visto che fino a che abbiamo il sindaco in comune potremmo lavorarci meglio, forse, sempre che ci sia la volontà, che sinceramente a me personalmente per ora non la vedo. Quindi poche cose, ma essenziali. Questo discorso è solo un inizio di una valutazione che deve essere fatta, puntuale e verificata dai dati reali. Secondo noi quelli di Carrera sono i più verosimili, non sono proprio quelli reali, ma sono i più verosimili rispetto agli altri. Non servono progetti dispendiosi come hanno fatto altri, serve la volontà di fare le cose e di farle bene. Noi ce l'abbiamo, qualche altro sembra di meno. Grazie. Sì, Gerardi, non a caso ho invitato che risponde alla domanda sulla certificazione. Sì. Sì, c'è anche un altro intervento. Prego. Non vuole, perché essendo una che non voglio rispondere. Una. Buongiorno. Sì, buongiorno. Mi chiamo Francesco Pedrini, mi occupo un po' di queste cose sul punto di vista degli strumenti. Questa iniziativa mi sembra molto utile e complimenti per
proposta, anche se mi rendo conto che si è iniziato, però ho lanciato un senso su un tema che era citato. Mi trovo molto d'accordo sul fatto che però sembrava che fossero d'accordo tutti in campagna elettorale che il turismo era un problema della città, come erano i flussi turistici, perché danno i costi che in tutte le città d'arte, non solo a Venezia, non sono facilmente recuperati dalle tasse generiche o dal consumo della città. In questa città, negli ultimi 20-30 anni, c'è stata una caratterizzazione alla musealità, alla diventa città museo, però i musei sono vuoti. Questo 0,1. La questione del protocollo mi viene un po' in contraddizione con quanto scontati. Io per esempio, non so se per l'età o per la tendenzialità, entro gratis nei musei e chiese. Però non è che per questo sono invogliato a onorare se nessuno me lo dice. Ho anche scoperto di una tessera per andare a guardare di gratis su alcuni pezzi di merita, però per far questo è una cosa, cioè tutte queste cose ci sono e sono un po' nascoste mentre in città come Torino, che queste cose sono molto pubblicizzate e i piemontesi sono coinvolti nell'offerta culturale del Piemonte. Questa è una cosa da ricomperare. Vi segnalo un ultimo lavoro fatto dalla Cassa di Risparmio, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che mette a confronto Venezia, Firenze e Roma, come le tre città d'arte, sui costi Venezia più cara. Quindi probabilmente è una città che dal turismo prende molto, ma prende a livello privato. E se si fa un'inversione di rotta, magari alcuni ministeri si trasformano e vanno nelle legalità. Perché ci sono tante persone che lavorano nel turismo, magari, non so, i gondolieri, i motoscafisti, i tonnellitori, tante persone, se non avessero più questo flusso, che non credo sarà 30 milioni, mi sembra che il comune stimino più su 24, 25 che 30, 30 l'ha detto solo una volta il sindaco passato e poi è andato via, e forse per quello che è stato punito, da Dio, per aver detto cose esagerate, però è superiore di Firenze, che è una risorsa se si gestisce, ma non è così facile mettere le mani, anche avendo in mano il potere di vendere. Probabilmente si va per l'aggiornamento, perché se avete presente cos'è l'illegalità del vetro, come fate a dare a un artigiano la certificazione di prodotto originale, magari si trova un prodotto contraffatto, non è così semplice. Cioè, ci sarebbe, solo che da gestire meglio la certificazione sul vetro. Sì. Non è che non ci sia, c'è già... Però uno che fa il vetro a Marcone, a Spruzzè, se lo fa bene, non è meno nobile, anche e magari in altro umano, cioè ci sono tanti momenti di assestamento che vanno fatti. La mia perplessità è appunto sulla gestione di queste cose, che non è così semplice. Mentre la finalizzazione dei soldi presi da Palazzo Ducale, per esempio, che è il museo più ricco, quelli per convenzione devono andare almeno alla manutenzione del Palazzo Ducale, non in tutta che siamo stati onorati nel passato, adesso non so che è da 6 mesi, ma nel passato questa cosa, molte delle destinazioni è stato oggetto anche di grosse critiche dei comitati privati che non danno i soldi a Venezia se non sono sicuri dell'impiego che è stato. Quindi probabilmente, visto anche i prossimi 4 anni, sarà un discorso di intervenire sui singoli punti, però visto che è stato presentato prima delle elezioni un progetto Passo Venice che aveva tutta un'altra ottica, magari bella per avere una città museo, ma un parco tematico, ma visto che Venezia non è così, probabilmente né il sindaco lo vuol fare, perché ha detto pubblicamente, mi sembra che decisero di fare, che non era intenzionato a percorrere la chiusura della città per questioni legali costituzionali, e penso anch'io che sia così. Una strada è questa, quindi niente, sono bene. E se è possibile avere i materiali, non c'è visto. Sì, bene. Volevo solo dire che quando una puntuazione che era anche che piccola, quando si parlava dei musei, di incentivare appunto la visita dei musei. Quando ho una carta che mi dà certi servizi e vedo che ho anche i musei civici scontati del 20%, magari sono anche più portato ad andare al centro. Questo potrebbe
potrebbe essere. Poi per la gestione, come dice lei, sicuramente sono cose complesse, che però sono molto più alla portata, secondo me, di progetti come quello che ha menzionato lei, che pastorelli si hanno questa, sì, che hanno, secondo me, una modalità di gestionale molto più costosa e complessa. Poi per dire una cosa, c'è un signore che sì, ha parlato solo per dire, a proposito del suo discorso, ha ragionissima, nel mio corroio di prima, ho detto almeno due o tre volte la piattaforma informatica, perché la piattaforma informatica è assolutamente assente. Ci sono andato, ho guardato i dati, che sono anche quelli pubblicati, ha 1.500.000 accessi per una media di 5 minuti di permanenza. Io mi sono andato sul sito di cerca, le posso garantire che in 5 minuti non si riesce neanche a capire dove sei. Per cui quella è un lavoro essenziale, perché è proprio il lavoro di cui lavoriamo con internet. Uno che è causale, penso che guarderà internet, non tenere una qua Venezia. Quindi quello è il lavoro fondamentale, andare a fare proprio sulla divulgazione, e quindi programmare, promuovere le mostre, promuovere i musei, eccetera. Oltre che sicuramente il corso dice, Cristiano, una volta che hai imparato il tuo voucher, sai che questo e quello e quell'altro, però è quasi all'ultimo momento. Invece uno che vuole informarsi dovrebbe trovare una piattaforma comunale ben organizzata. Io ho tentato di fare dei pacchetti per degli amici, biglietto a CPU, più biglietto. Una volta l'ho trovato, una volta dopo mi sono tornato su, non ritrovavo più lo stesso iter. Quindi vuol dire che fa male, che deve essere accessibile a una persona come me, che non sono sicuramente super tecnologico. Quello è un grande lavoro da fare, sicuramente. No, volevo solo ringraziare per l'iniziativa, che sono già più convinto. Ma faccio una proposta concreta, perché quello che sta accadendo sul tema turismo in generale, gestione dei flussi, eccetera, è che il dibattito va avanti da anni, ma non si riesce poi a costruire un percorso. Allora, semplicemente, la proposta, la richiesta che faccio è che come gruppo consigliare Movimento 5 Stelle si chieda ufficialmente la costruzione di un percorso che preveda la comparazione delle diverse proposte che sono nate in questi anni. Noi come Venezia Cambia abbiamo inviato ancora 5 mesi fa la nostra proposta che era stata presentata in campagna elettorale all'assessore al turismo. Nessuna risposta, ma neanche di ricezione, ok? Neanche di dire grazie, abbiamo ricevuto. Ecco, questo credo non sia un modo, così come non è un modo che in qualche modo si costruisca un percorso in cui le proposte sono valide, non valide, tecnicamente supportate da dati, professionalmente costruite, ma non c'è mai un luogo vero di confronto e di discussione. Quindi, accanto alle iniziative pregevoli come la vostra, l'invito è che ci sia formalmente una richiesta in consiglio comunale da parte del gruppo 5 Stelle che dica apriamo finalmente questo percorso. Grazie. Come sa, è consigliere comunale. Abbiamo parlato anche l'altra settimana e della volontà sia dell'assessore Mar di fare la commissione proprio per mettere assieme a confronto tutte le varie proposte che sono arrivate. E per il dibattito in città noi siamo sempre presenti. Noi possiamo ovviamente sollecitare anche più incontri, questo si può fare, però c'è già una disponibilità, almeno noi abbiamo avuto questa disponibilità di parlare di tutto quello che sarebbero le proposte in campo. Sì. Sembra che il Comune stia cominciando a mettere in moto un meccanismo per arrivare a una proposta comune. Noi non stiamo aspettando, sicuramente perché non è quello che abbiamo visto nelle amministrazioni passate, soprattutto certo non ci aspettiamo qualcosa, e quindi noi proponiamo un tavolo di lavoro comune tra tutte quante le associazioni, proponiamo un tavolo di lavoro comune per arrivare a una proposta comune. Noi vorremmo lanciare questa cosa e lo faremo a breve. Grazie. Signore, avevi un'altra domanda? Signore, sì.
presidente della municipalità di Venezia. Basati passati, presenti e future, ma